Solo. Quindi informiamo che abbiamo anche avviato la registrazione, giusto? Ok, perfetto. E quindi, insomma, innanzitutto buongiorno, benvenuti. Grazie, grazie di essere qui. Grazie a chi ci segue ormai da sempre o da tanto. Ci sono nomi ricorrenti. Grazie anche a chi invece si unisce oggi per la prima volta. Faccio un brevissimo recap perché appunto si è unito oggi. L'idea di questo progetto è nato con l'obiettivo di creare una sorta di appuntamento fisso, quindi la nostra tavola del giovedì, la tavola rotonda del giovedì, per trattare e parlare di temi di comune interesse, di confrontarci su questi temi e anche confrontarsi su quelle che possono essere le buone prassi, le buone pratiche, così da condividerle e mettere a fattor comune. Nel corso dei vari appuntamenti abbiamo parlato di varie tematiche, siamo partiti affrontando il tema dello smart working, abbiamo definito che cosa fosse, poi abbiamo parlato di team da remoto, abbiamo cercato di ragionare insieme su che cosa significa gestire dei team a distanza, abbiamo parlato di cambiamento, abbiamo affrontato il tema della motivazione, parlavamo prima anche mentre aspettavamo di meccanismi mentali, abbiamo fatto un viaggio nella nostra mente, no? Cosa succede quando accade qualcosa, come funziona la nostra mente, il nostro cervello, è importante saperlo per insomma, non cadere nelle trappole. Abbiamo parlato di social network, di CRM, sistemi gestionali, il tutto sempre con due anime, un'anima più relazionale, gestionale e un'anima un po' più tecnica. Nell'appuntamento della volta scorsa abbiamo parlato di comunicazione efficace. E oggi quindi proseguiamo questo viaggio nel mondo della comunicazione, della relazione con il cliente, affrontando temi relativi alla comunicazione scritta, alla videochiamata. Quindi presento, direi, i relatori di oggi che siamo noi due, Nadia. Quindi presento Nadia Latuada, consulente formatrice coach. Ciao Nadia. Grazie. E la sottoscritta Deborah Pozzi, anche io mi occupo di consulenza, di formazione e di coaching. Io direi, Nadia, possiamo partire così diamo il via a questo momento, quando Sì, vuoi. mi aggancio a quello che dicevi, nel senso che è chiaro che il Covid ha dato una grossa spinta all'utilizzo di tutta la tecnologia, che c'era già, è stata migliorata, ma tantissimi strumenti c'erano già, c'era già chi li utilizzava e c'è stato chi si è avvicinato agli strumenti così in occasione del Covid. C'è sicuramente un'accelerazione. È chiaro che però gli strumenti, siccome parliamo di relazione con l'altro, il connubio che ci piace è proprio quello dell'utilizzare la tecnologia, ma sempre con l'occhio relazionale, quindi tenendo in primis l'obiettivo relazionale. Non dico la tecnologia al servizio della relazione, ma insomma, usare la tecnologia per il suo meglio in termini relazionali. Ecco perché l'altra volta abbiamo iniziato il nostro viaggio parlando di telefono, uno strumento, voglio dire, che conosciamo da sempre, ma che presenta i suoi aspetti peculiari, se lo guardiamo come strumento di rapporto con l'altro, dove per l'altro intendiamo un cliente, quindi entriamo nell'ambito business. E ci siamo anche detti, attenzione, è il primo biglietto da visita. È importante che chi gestisce una telefonata abbia ben presente quali sono gli aspetti da tenere in considerazione perché l'immagine che l'altro si crea e si percepisce di noi sia sempre quella che vogliamo, quindi positiva, ovviamente. Ci siamo lasciati dicendo ci sono, ricordiamoci che al telefono passa tutto, passa anche il non verbale. Ricordiamo alle persone che usualmente o che per caso si trovano a gestire una telefonata che quello è il nostro biglietto da visita, che possiamo aver gestito benissimo tutta la nostra reputazione di rete e avere fatto grandi cose, ma se poi il cliente chiama e chi risponde al telefono risponde dicendo pronto, non dando attenzione e quant'altro, è chiaro che il problema relazionale si crea. Quindi vogliamo essere perfetti da tutti i punti di vista e quindi ricordiamo sempre che gestire una telefonata significa avere una persona davanti, fondamentalmente.
Dobbiamo ricordare anche alle persone di dare segnali di ascolto, perché ovviamente al telefono manca il visivo e quindi l'altro deve avere la certezza che noi gli stiamo lasciando raccontare, ma che siamo con lui. Se un cliente a un certo punto dice, signorina, ancora lì? Vuol dire che i miei segnali di ascolto non sono stati particolarmente efficaci. Tante volte ci concentriamo sulle parole, su quello che l'altro sta dicendo e ci dimentichiamo di fargli sapere che ci siamo al telefono, un classicone. E l'ultimo così spunto che volevo lanciare in termini di telefono è legato anche al fatto che dicevamo che la mancanza del visivo stimola anche un effetto che possiamo sfruttare a nostro favore. Quale? Il fatto che le persone al telefono si sentono, siccome si sentono mascherate, nascoste, diciamo così, si sentono anche più libere di raccontarci se qualcosa non va. Quindi in realtà può essere che un cliente magari è stato in struttura, c'è stato qualcosa che non ha risposto alle sue, diciamo così, aspettative, non me lo racconta di persona, ma magari mi chiamerà. E può capitare. Allora dà la consapevolezza a tutti, a tutto lo staff, che questo è un momento molto importante. Può essere che un cliente chiami e ci racconti un mal di pancia al telefono e quindi rifuggire da quel famoso meccanismo umano di dare colpe a cose, a altre persone, ma accogliere, mettersi in moto per gestire quella situazione relazionale che è critica e, diciamo così, gestire al meglio, perché è un momento di crescita. Nel momento in cui una persona ci dice qualcosa che non gli è piaciuto, che non gli è andato bene, è un volano per quella famosa catena del servizio che abbiamo visto anche l'altra volta per migliorarsi. E poi ricordiamoci anche che abbiamo sempre guardato il telefono con un taglio prettamente inbound, cioè il cliente ci chiama, ma è anche vero che esiste tutto il mondo dell'outbound, cioè di quelle condizioni in cui noi alziamo il telefono per chiamare il cliente. Perché lo dico? Perché può essere una buona opportunità in questi tempi Covid. Dobbiamo riallacciare relazioni, abbiamo magari una lista clienti che fidelizzati, che conosciamo da tempo, ma che non sentiamo da tempo. Perché non alzare il telefono e contattarli così? Anziché mandare solo una mail, consideriamo anche questa cosa. Comunque un momento di comunicazione, ci siamo, ci sentiamo con la voce, lo posso chiamare e contattarlo. Why not? Se quello faccio, benissimo, però ancora una volta ricordo il concetto di preparazione. Devo aver pensato cosa voglio raccontargli, come gli voglio raccontare i famosi protocolli Covid, cioè di sicurezza e quant'altro. Però ecco, può essere un momento, adesso forse il 3, forse più avanti, ancora non sappiamo, potrà ricominciare la mobilità tra regioni, perché non attivarsi e contattare i nostri clienti. Esiste anche questa possibilità. Poi è chiaro, a braccetto, diciamo così, con il telefono classico, abbiamo tutti molto bene imparato a utilizzare anche le videochiamate, che in tempi di isolamento Covid hanno subito un'accelerazione nell'utilizzo clamorosa. Anche quello è uno strumento che possiamo utilizzare. E come tutti gli strumenti tecnologici, anche per lui qualche attenzione vale la pena di condividerla. Perché non sempre le cose vanno proprio lisce. A questo punto, infatti, per, diciamo così, parlarne e cominciare con un sorriso, faccio lanciare a Deborah un video, così 2 minuti per fare un sorriso. Eccomi, grazie. Eccomi. Is how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider collegamento in videoconferenza dalla Corea del Sud. L'argomento è serio: l'impeachment della ormai ex presidente Park, l'emittente prestigiosa, la britannica BBC News. Peccato che i figli del professor Robert E. Kelly, docente di scienze politiche alla Pusan National University, non abbiano l'età giusta per cogliere la serietà del momento. Momenti di imbarazzo che hanno reso il video cliccatissimo in rete. Tutto questo succedeva venerdì scorso. La mia prima preoccupazione è stata che la BBC non mi avrebbe
sarebbe più chiamato alla confessione del professore. Invece no, tutt'altro. Ieri la BBC è tornata a collegarsi con casa Kelly, ma non solo con Robert. Con lui c'era tutta la sua famiglia, i due piccoli disturbatori televisivi e sua moglie, che da molti commentatori in rete era stata indicata invece come la domestica. Smentita anche un'altra leggenda metropolitana nata sempre su internet, che il professore non si sarebbe alzato durante l'intervista perché i pantaloni indossati erano quelli del pigiama. C'è pure chi sosteneva che fosse proprio in mutande. Niente di tutto questo, ha spiegato in diretta. Indossavo i pantaloni, ma non ho ritenuto opportuno alzarmi. È un gran piacere conoscervi in maniera appropriata e non solo vedervi correre sullo sfondo, ha ironizzato il giornalista della BBC parlando con la moglie di Robert, mentre i due bimbi continuavano, anche stavolta, a non nascondere affatto la loro vivacità. Eccoci. Allora, un sorriso, ok. Però pensate quante cose c'erano in questo piccolo spezzone. Il giornalista che ironizza, è un piacere conoscervi in diretta e non mentre correte dietro al serio professore. La signora che era stata catalogata come domestica e in realtà è la moglie di questo serio professore universitario. Il professore stesso è che dice: temevo che la BBC non mi avrebbe più chiamato. Vabbè, questo per dire che in una videochiamata, in quel caso una videoconferenza, ci stanno diverse cose che vale la pena un attimo di così tenere sotto controllo, nel senso che rimaniamo nel concetto di comunicazione sincrona e quindi è vero, io e l'altro siamo in uno spazio diverso, però siamo lì temporalmente nello stesso momento. È chiaro che però, quindi ci avviciniamo se vogliamo a una comunicazione viso a viso, però devo tenere presente che ovviamente non si tratta di una situazione in presenza, questo è ovvio, per n motivi. Già il fatto che il campo di visualizzazione sia limitato crea comunque un limite spaziale e anche mentale, se vogliamo. Anche la comunicazione è più controllata, non condividiamo il contesto, tendiamo ad essere più sintetici e forse qualche volta addirittura superficiali. E questi sono gli aspetti, se volete, critici. Ecco, in una videochiamata, però in tempi Covid, abbiamo il grande vantaggio che è l'unico momento in cui l'altro ci vedrà senza mascherina. E questo non è da poco, perché se ci pensate è l'unico momento in cui l'altra persona riesce a vedermi a viso completamente scoperto. E anche qua allora, perché non pensare di non solo chiamare i nostri clienti per sentire come stanno e per raccontargli come ci siamo riorganizzati, ma perché non videochiamarli? Why not? Assolutamente. Questo è importante dal punto di vista dei meccanismi mentali della relazione. Provate a pensare, ad esempio, dei clienti fidelizzati che tornano alla vostra struttura perché si trovano bene, si sentono accolti, è un po' un pezzo di casa loro la vostra struttura, no? Se tornano, sono fidelizzati. E quindi non solo torneranno, è vero, torneranno, però la troveranno comunque diversa, perché magari avete dovuto riorganizzare degli spazi, la logistica per i protocolli di sicurezza. Vi rincontreranno, ma nel momento in cui vi rincontreranno avrete la mascherina fino qua. Allora, perché non usare un passaggio intermedio in cui io ti videochiamo, così ci vediamo entrambi a viso aperto, è un piccolo modo per accompagnare in maniera meno traumatica le persone in una condizione diversa, la nuova normalità, come viene chiamata adesso. Perché questo è un vantaggio, è vero, la videochiamata ha alcuni aspetti di criticità, ma anche aspetti che possiamo utilizzare a nostro vantaggio.
aspetti da presidiare come sempre, come panoramica veloce per la nostra consapevolezza e soprattutto per essere bravi a dare gli spunti giusti alle persone che ci danno una mano, allo staff e che quindi può essere coinvolto in questi tipi di attività. Ricordarsi del discorso del contatto oculare, che ovviamente c'è in una videochiamata. È chiaro che quando noi siamo nel viso a viso non teniamo l'occhio fisso, lo sappiamo, 100-100 fisso nella palla degli occhi degli altri. Anche nella videochiamata c'è un discorso di fissità da gestire. In che senso? È meno facile cascare nella fissità se la videochiamata viene gestita in un contesto da PC e quindi sto utilizzando, che ne so, un CRM, insomma, altri strumenti che mi permettono di utilizzare un monitor. La superficie è più ampia e quindi tendo a cascare meno nella fissità. Nel momento in cui gestisco la videochiamata su smartphone, su device, è chiaro che è più facile, proprio perché lo schermo è più piccolo, tendo più a cascare nella fissità e questo può diventare molesto. Altra piccola nota legata alla voce, e ne avevamo già parlato rispetto al concetto al telefono, abbiamo detto che la voce deve essere sempre una voce energetica, positiva, che trasmette entusiasmo e quindi anche in questo caso attenzione se avete in staff persone che hanno un'impostazione di voce loro tendente al basso, con un volume basso e che ho tendente al monotono, è chiaro che bisogna ricordargli di dare un po' di verve. Anche in questo caso l'entusiasmo, l'energia deve partire da noi. La gestualità, anche questo, siamo italiani, gesticoliamo tanto, la gestualità è tatuata nel nostro DNA assolutamente, ci serve moltissimo, la usiamo nel viso a viso, in presenza, sottolinea, enfatizza. È chiaro che nella videochiamata, proprio perché diciamo così, lo schermo è piccolo, una gestualità esuberante potrebbe diventare distraente. E questo soprattutto quando noi stiamo accompagnando l'altro in un percorso mentale, gli stiamo raccontando delle informazioni importanti, provate a pensare, appunto, gli sto raccontando i protocolli Covid, cosa dovrà fare, cioè regole e quant'altro, è meglio utilizzare modalità che favoriscano la concentrazione e l'ascolto. E quindi gestire, diciamo così, contenere la gestualità, perché altrimenti diventa un elemento distraente. Poi è chiaro, qua vi ho messo per comodità, anche per, lo sapete benissimo, però visto che queste slide poi le troverete, possono essere un rimando da far leggere a chi magari è meno avvezzo, ricordarsi la gestualità impattante, il famoso dito alzato, gesticolare, giocherellare con orologi, che sembrano tutte cose scontate, però vi posso assicurare che invece spesso sfuggono. E ricordiamoci che anche nella videochiamata siamo in una condizione dove l'altro si sta creando un'immagine di noi e della nostra struttura, fondamentalmente. Lasciando un attimo da parte il cliente affezionato, fidelizzato, che ci conosce da tempo, eccetera, eccetera, ma con lui la relazione è talmente consolidata che potremmo fare qualunque cosa, probabilmente, che impatterebbe praticamente zero. Nel momento in cui ho davanti un cliente che non mi conosce, che mi sta approcciando, è chiaro che tutto porta. Tutto viene utilizzato per creare un'immagine, quindi scontati, però qualche volta vorrei farli leggere, non guasta. Questa è famosissima, qualche l'avrete vista sicuramente, non ho una relazione con quella donna, disse il politico mentre decultiva e si sfregava il naso. Perché? Perché mai? Perché mai? No, se ero già passata al sorriso. Perché si deglutiva e si sfregava il naso? Perché in realtà lo sappiamo, il prurito viene, dal punto di vista fisiologico, deriva dalla liberazione di catecolamine nel nostro organismo e questo capita quando si ha un'allergia. No? Chi è allergico alle fragole lo sa bene, inizia a grattarti dovunque. Ma le stesse sostanze vengono liberate quando noi siamo sotto stress, stiamo mentendo, guarda caso strano. Ecco perché si dice grattarsi, spostarsi, non è elemento positivo perché trasmette immediatamente all'altro il fatto che noi in quel momento stiamo a disagio e forse stiamo anche mentendo.
perché normalmente accade così. E allora appunto avevo già fatto un salto nel sorriso perché diventa fondamentale. La mimica facciale ovviamente, qua il visivo c'è, sorridere, 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 se ce lo siamo sempre detto anche per il telefono classico dove il visivo manca, ancora di più qua dove abbiamo detto c'è una mimica facciale, finalmente l'altro ci potrà vedere senza mascherine che tolgano visibilità al nostro viso. Ricordiamoci che in comunicazione la retroazione, cioè quell'influenza reciproca tra emittente e destinatario, è l'elemento, è la dinamica fondamentale, ed è chiaro che il mio sorriso influenza il sorriso dell'altro. Se io sorrido, l'altro mi sorriderà, o magari gli verrà semplicemente il muso un po' meno lungo. Però è chiaro che il sorriso trasmette tranquillità, predispone positivamente. E per quanto riguarda l'effetto sull'altro, la spiegazione fisiologica l'avrete sicuramente sentita, sono stati scoperti nel nostro encefalo questi neuroni specchio che tendono a farci, diciamo così, rifare quello che vediamo fare all'altro, fondamentalmente, detta proprio in maniera molto molto veloce. E quindi è chiaro che il mio sorriso stimola il sorriso dell'altro. Poi mettiamoci il fatto che sorridere fa produrre a me endorfine, che sono quelle molecole che danno la sensazione di benessere, è chiaro che riuscire a sorridere dal punto di vista relazionale è un grande strumento. Chiaro, poi lo sappiamo, esiste sorriso. Vi ho messo un piccolo rimando, lo sappiamo benissimo, c'è il sorriso cheese, quello finto, quello falso, che viene gestito dal muscolo, dal grande zigomatico, che è un muscolo volontario, decido di fare il sorriso cheese. E c'è invece il sorriso, quello che viene dal cuore, quello, il sorriso assertivo, che guarda caso strano, viene gestito, in cui viene coinvolto, diciamo così, l'orbicolare dell'occhio, che è un muscolo involontario. Guarda caso si dice sorridere con gli occhi. Io riesco a sorridere con gli occhi quando ho veramente un atteggiamento mentale positivo rispetto a quella situazione. Perché abbiamo fatto un affondo sul sorriso, che è una cosa scontata, che si sa da tempo? Perché è un grande strumento, anche e soprattutto ora che il falso sorriso si vede, o meglio, adesso abbiamo la mascherina, quindi le persone o sorridono veramente col cuore e quindi hanno un sorriso assertivo, oppure il sorriso cheese si perde totalmente. Ecco perché è importante lavorare col proprio staff anche in ottica di gestione di quelle relazioni critiche, di quelle situazioni critiche in cui ho davanti un cliente, la situazione relazionale è difficile, non me la posso cavare col sorriso, contento di fare il sorriso cheese che magari un po' lo condiscono via, assolutamente, quello non si vedrà. Quindi devo riuscire a fare in modo di mettermi in un atteggiamento assertivo, positivo, riuscire a mettermi in un'ottica di gestione in positivo della rimostranza che magari in quel momento il cliente mi sta facendo. E quindi bisogna veramente porre attenzione e lavorare con le persone per tutto ciò che impatta sulla gestione relazionale critica, cioè quelle situazioni dove c'è una fatica relazionale e quindi deve essere gestita al meglio, ma anche perché appunto la mascherina ci copre totalmente, o sorridiamo con gli occhi veramente oppure il tutto si perde. In termini di prosemica, perché esattamente come diciamo così in presenza c'è una gestione degli spazi anche in videochiamata, c'è un discorso legato agli spazi, al di là del sapere appunto di ricordarsi la distanza corretta dalla webcam, di solito non crea dei grossi problemi. Più problematico invece, o degno di attenzione, se così vogliamo dire, quando gestisco una videochiamata con lo smartphone, perché lì a questo punto sì, trovare la distanza corretta, non mi trema la mano, devo appoggiare, è importante perché
il tremore, l'inquadratura sbilenca, sono tutti elementi distraenti. Anche qua non mi aiutano a creare quell'immagine positiva che voglio che l'altro percepisca assolutamente di me in quel contesto, in quella situazione. E per chiudere il nostro così a volo, diciamo così, la nostra panoramica sugli elementi, prossemica significa anche controllare il campo visivo, no? Se voi vi ricordate il video che abbiamo visto prima, era veramente, c'era questo stacco completo tra una prima inquadratura dove c'era lui assolutamente serissimo con questa giacca, cravatta, mappa del mondo appesa alle spalle, libri, ambienti iper professional, e questi bambini che entravano assolutamente correndo e la moglie anche, questo scontro assolutamente. Allora, lo sappiamo, però ricordarsi sempre, è vero che le persone, adesso abbiamo la tecnologia che ci permette di fare in modo che la receptionist possa rispondere in qualunque luogo, da qualunque luogo, e quindi non deve essere per forza in struttura, perfetto, questo va molto bene, però è chiaro che dobbiamo sempre ricordare alle persone di controllare. Perché lo dico? Perché sembra scontato, ma ancora una volta torniamo all'effetto telefono. Un conto, fare la videochiamata alla mia amica e non mi interessa di vedere se sono stravaccata sul divano, cosa ho alle spalle e quant'altro. Nel momento in cui rispondo al telefono della struttura e mi stanno videochiamando, è altro che se invece è importante che il campo visivo sia coerente con l'immagine che noi vogliamo dare. Quindi, ancora una volta, il connubio tra tecnologia utilizzata al meglio. Posso rispondere da ogni dove, ma se decido di farlo devo guardarmi intorno e dirmi ok, il contesto, quello che è intorno è coerente con la gestione che sto facendo e che farò. Il cliente riceve stimoli coerenti, perché altrimenti decido di non rispondere, di richiamare piuttosto. Perché comunque c'è una prima impressione. Qua lancio anche una bomba a mano, lo so, su una tematica particolarmente delicata. E ricordiamoci, l'ha detto anche il nostro, diciamo così, professore universitario del video che abbiamo visto prima. Temevo che la BBC non avrebbe più chiamato. Cioè, c'è un'immagine che si crea e quindi io dagli elementi che fornisco agli altri, gli altri si creeranno un'immagine di me. E quindi anche qua, ciò che vede il cliente nel momento in cui videochiama deve essere assolutamente coerente e in armonia con lo stile della vostra struttura e vostro, se siete i gestori, ovviamente, i proprietari. E quindi tutto ciò che invece è appariscente può risultare ostacolante o comunque interferente nel creare la relazione con l'altro. Consideriamo ad esempio, cioè, dico una cosa banale, il periodo della famosa barba incolta. Cioè, c'è stato un periodo, no? Qualche tempo fa, in cui la barba incolta faceva figo. Sì, perfetto. A qualcuno piaceva molto l'incolto non gestito. Che però in tempi Covid l'incolto non gestito, visto che il nostro cervello funziona per associazioni mentali, a me può fare anche come associazione mentale un non gestito, un disordine, una poca attenzione alla sicurezza e quindi alle condizioni di igiene e di protocolli. È vero, siamo partiti da una barba incolta, però siamo arrivati ai protocolli anti-Covid. Sembra un azzardo, ma purtroppo il nostro cervello funziona per associazioni mentali, quindi anche questo aspetto di coerenza, linearità, sobrietà e ordine, soprattutto rispetto a chi non ci conosce, non conosce la struttura, è chiaro che vanno gestiti, perché vanno poi a creare quella prima immagine, quell'immagine che l'altro si crea di me, assolutamente. E quindi, diciamo così, anche qua, è vero, abbiamo gli strumenti tecnologici, vogliamo però che la
ci deve essere dietro professionalità e attenzione, perché il messaggio che arrivi, l'immagine che l'altro si crea di noi, sia sempre quella che vogliamo e sia sempre quella ovviamente positiva, positiva. E dirò anche di più, possiamo anche dirci che in realtà, tornando a noi, se dicevamo prima posso chiamare il cliente, lo posso videochiamare questa volta per fargli vedere come ho riorganizzato gli spazi, per accompagnarlo alla nuova logistica, se avete dovuto riorganizzare degli spazi. Vede, signora Lattuada, si ricorda il tavolone della reception? Guardi, ora non c'è più, adesso trovo una comoda poltroncina con un tablet, se per caso non è riuscita a fare il pre-check-in. E intanto faccio vedere al mio cliente, lo avvicino a come troverà la struttura, o la faccio conoscere a chi la struttura non ce l'ha, con appunto attenzione e consapevolezza, proprio perché appunto ormai sono strumenti coi quali conviviamo e utilizziamo, e meno male che ci sono. Unica accortezza, appunto, sempre utilizzare al meglio anche l'ottica relazionale. E dalla comunicazione, diciamo così, sincrona, passiamo, e qua cedo la parola a Deborah, nel tutto il mondo della comunicazione asincrona, quindi tempo e spazio qualche volta non coincidono. Esatto, grazie Nadia, grazie. Vado veloce a condividere anch'io qualche slide, così recupero un po' di tempo. E si parlava della, vedete tutti? Ok. Si parlava della delicatezza e dell'importanza di tutta una serie di aspetti utilizzando della comunicazione, utilizzando i differenti strumenti. Abbiamo parlato, Nadia ha ben ripreso il tema del telefono che avevamo affrontato la volta scorsa, e adesso con la videochiamata. Ci sono alcuni aspetti che inevitabilmente si accentuano ancor più quando la comunicazione è scritta, e l'attenzione che dobbiamo metterci in qualsiasi mezzo, con qualsiasi mezzo scegliamo di scrivere, è altissima. Perché? Perché si diceva verba volant, ma quello che scrivo rimane, e noi non sappiamo quale sarà l'utilizzo che verrà fatto delle nostre parole. La frase la vedete qua, racchiude molto bene anche situazioni proprio attuali: istantaneità, informalità, leggerezza e velocità dei nuovi mezzi di comunicazione non ci traggano in inganno. Una volta partite, le nostre parole non ci appartengono più e possono essere estrapolate, manipolate, archiviate e mandate ad altri. Questo per dire che è importante prestare attenzione ad ogni comunicazione che facciamo, e perché non sappiamo che cosa potrà accadere. Sarà capitato, magari non a tutti, ma a molti, a me sicuramente è capitato, magari, di mandare una mail anche un po' informale, e poi mi sono trovata quella mail in copia e nell'inoltra, e all'interno di una serie di mail e comunicazioni formali c'era la mia che proprio formale non era. Quindi questo è un invito proprio ad essere attenti in un processo che nella comunicazione appunto è ancora più delicato. Affronto qualche concetto basico sulla comunicazione scritta, riprendendo anche qualche tema che abbiamo affrontato l'appuntamento scorso. Comunicazione, intendiamo la trasmissione di un messaggio da un emittente a un ricevente. Possiamo dire che è qualsiasi produzione orale o scritta, adesso ci focalizziamo su quella scritta, che ha l'obiettivo di comunicare qualcosa, dove c'è un emittente appunto da cui parte il messaggio, c'è qualcuno che lo riceve. Però non abituiamoci a pensare che la comunicazione siano solo quei documenti lunghi, grandi e formali. Perché? Perché è comunicazione anche il cartello con scritto senso unico o uscita, e è comunicazione ovviamente anche la Divina Commedia, che tra l'altro vedo che qui è scritta divina, è super divina. È importante quindi pensare al messaggio come qualcosa non di standard, uguale per tutti, che va bene sempre, ma qualcosa calibrato in base
a chi è il nostro destinatario, a qual è il contesto e qual è il mezzo che utilizzo. Perché comunicazione, le istruzioni, sono comunicazioni le istruzioni che noi vogliamo dare ai nostri clienti per comunicare la modalità di prenotazione dalla camera, piuttosto che la presentazione di una serie di nuovi servizi, piuttosto che l'accesso alla reception o alla piscina. Quindi comunicazione è ogni qualsiasi messaggio, non importa che sia lungo o che sia corto, che è rivolto al nostro interlocutore. E proprio in base al nostro interlocutore noi possiamo calibrare il messaggio e fare anche delle azioni. Perché? Perché se noi conosciamo il nostro interlocutore possiamo anche dare delle cose per scontato. Possiamo, per esempio, se stiamo facendo una comunicazione al nostro staff in relazione ad alcuni servizi della nostra struttura, è ovvio che possiamo dare scontate per scontate delle cose, la comunicazione invece sarà diversa se è rivolta ai nostri ospiti. Possiamo decidere il livello di formalità e anche possiamo mettere in evidenza quelli che sono gli elementi fondamentali della comunicazione. Perché? Perché non tutto quello che diciamo è importante e dà la stessa importanza. Senza dilungarci adesso su quelle che sono le varie tipologie di testo che si possono scrivere, ne presentiamo qua alcune con l'obiettivo di fare focus su quella che è la finalità del testo. Si dice che i testi possono essere, un testo possa essere informativo, oppure regolativo o argomentativo. Il testo informativo è quello che mira a diffondere delle conoscenze, ad arricchire delle conoscenze di chi legge. Sono spesso documenti, comunicazione che viaggiano in una direzione da uno a molti. Potrebbe essere per esempio l'informazione sul nuovo regolamento della privacy. Poi c'è il testo regolativo che invece mira a fornire tutta una serie di informazioni su come ci si deve comportare in certi momenti, in certe situazioni. Quindi, per esempio, devo specificare come si sanificano gli ambienti, come ci si deve comportare in ottica post-Covid e quant'altro, entrare uno alla volta e così via. E poi c'è il testo argomentativo che invece mira a convincere il nostro destinatario, può essere nella scelta di un servizio o di un prodotto, e quindi anche questo delle caratteristiche diverse. Importante in questo viaggio delle tipologie del testo è adeguare il giusto tono. Perché? Perché pensate, vi faccio un esempio anche molto pratico, pensate un utilizzo di un tono molto informale, assolutamente informale, quando in realtà la comunicazione è di un testo regolativo. Pensate, ma sì, dai, poi se vuoi mettiti le scarpe antinfortunistiche e anche l'elmetto. Capite che non funziona, c'è una distonia che fa perdere di vista l'obiettivo della nostra comunicazione. E proprio l'obiettivo deve essere quello che ci guida, quindi nel momento in cui pensiamo a scrivere qualsiasi documento, qualsiasi comunicazione, dobbiamo chiederci perché scrivo, fare chiarezza. Qualcuno diceva start with the end in mind o comincia dalla fine, vediamolo come vogliamo. Certo è che avere la chiarezza dell'obiettivo, di che cosa voglio raggiungere, ci consentirà di avere una comunicazione sempre più mirata. Voglio promuovere un servizio? Oppure voglio comunicare al cliente che da settimana prossima sono aperto e voglio anche mostrargli come mi sono riorganizzato, no? Si parlava prima la nuova reception, i salottini distanziati e quant'altro. Ecco, che cosa voglio comunicare? Qual è l'obiettivo? Avere chiarezza prima di tutto in se stessi di che cosa voglio raggiungere. E poi focus sull'altro, pensiamo a chi riceve, quindi pensa a chi legge. Mettiamoci nei panni degli altri, la nostra attenzione deve essere messa al nostro destinatario, ai nostri interlocutori. Come dire, scriviamo pensando con la loro testa, cercando così anche di capire che cosa li colpirà maggiormente, oppure come possiamo fare per trasmettere a questo tipo di platea, a questo tipo di cliente, un certo tipo di messaggio, come possiamo agganciarli e far sì che si creino degli elementi di coinvolgimento e di associazione.
Riprendo sempre sul tema comunicazione scritta alcune regole di base, buone regole molto semplici, sicuramente le conoscerete, ma un aspetto importante che spesso, e mi soffermo su questo perché non spesso, ma a volte viene sopravvalutato, è la punteggiatura. Perché? Perché la punteggiatura mira a dare il ritmo, a rendere il nostro scritto non monotono. Perché quando parliamo abbiamo la possibilità di usare un certo tono, di fare delle pause, no? Il nostro ritmo della frase, possiamo sottolineare gli aspetti importanti, possiamo utilizzare un'espressione che ci consente di capire cosa stiamo mettendo, come dire, tra parentesi. Invece quando scriviamo dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo a disposizione per far sì che ci sia chiarezza nella comunicazione. E sbagliare la punteggiatura a volte crea anche dei misunderstanding, dei fraintendimenti. Sarà capitato magari di scrivere una mail, poi dalla fretta mi ho messo due virgole nel posto sbagliato e poi ci siamo intesi magari male su chi doveva fare che cosa. Punteggiatura divisa in modo classico in principale e secondario, il punto a capo, il punto e virgola, la virgola, i due punti sono quelli principali, e le parentesi, le virgolette, i punti di sospensione, il punto esclamativo e quant'altro sono quelle secondarie. Anche la virgola ti sembra banale, è importante perché? Perché a volte viene utilizzato per creare appunto un inciso, ma a volte viene utilizzato anche in modo improprio, a volte si trova una virgola quando si suddivide un soggetto, un verbo, la virgola no, non va utilizzata per questo. Però, e poi mi soffermo un attimo sulla virgola, un altro aspetto che a volte sicuramente emerge nelle comunicazioni, l'avrete visto anche voi, c'è sempre un po' di creatività su questo tema, quando faccio le liste, un elenco, l'idea di fondo, le buone prassi dovrebbero dire che quando faccio un elenco lo faccio puntato per elencare elementi della stessa natura, elenco i servizi che offro nella mia struttura e faccio un elenco numerato, quindi utilizzo i numeri quando devo indicare delle priorità oppure delle successioni, degli step, per esempio devo per i passaggi per chiamare la reception sono i seguenti: 1, scaricare l'app, 2, cliccare su, eccetera, eccetera. Parlavo prima della virgola e volevo condividere con voi un esperimento che è stato fatto in Inghilterra da un professore che ha dato ai suoi studenti 6 parole, ha scritto alla lavagna queste 6 parole, chiedo scusa, l'ho ripreso tale quale che è in inglese, e ha chiesto agli studenti di mettere la punteggiatura. Adesso se volete provate a farlo anche voi, adesso non abbiamo il tempo per condividere tutto, ognuno dove mette la punteggiatura. Però la cosa curiosa, e tra l'altro in questo caso per noi è ancora più curiosa, perché mi sembra di aver letto prima nella chat che qualcuno avesse scritto siamo tutte donne, forse tranne Mauro, tranne un paio di persone, se non ricordo esattamente, però la cosa curiosa è che gli studenti, i ragazzi, hanno messo questa punteggiatura, dando un certo tipo di significato. Woman without her man is nothing. Quindi la donna senza il suo uomo è nulla. E questa è la punteggiatura che hanno messo le ragazze, le studentesse. Woman, donna, no? Senza di lei l'uomo è niente. Ecco, adesso questo ovviamente era insomma, un esempio molto molto così immediato, però che fa davvero capire quanto sia importante la punteggiatura. Noi scriviamo, nell'esempio le parole erano sempre quelle, però con la punteggiatura abbiamo dato un significato completamente diverso. Quando scriviamo stiamo attenti anche alle parole. Perché? Perché a volte tendiamo ad essere prolissi, a volte tendiamo ad essere sin troppo descrittivi. È importante usare dei termini semplici. Se esiste un modo più semplice per dire la stessa cosa, usiamo il modo semplice. Evitiamo i tecnicismi. Se non è assolutamente necessario, scriviamo in modo comprensibile a tutti. Allora metto delle sigle se sto parlando con tecnici e sono in uno specifico contesto, altrimenti conviene utilizzare parole molto più chiare.
frasi brevi. Si dice che una frase, in una frase dovrebbero starci 14-15 parole al massimo. Ecco, l'invito ovviamente è quello di stare attento a non fare discorsi troppo lunghi che poi ci si perde, soprattutto quando leggiamo e non sappiamo magari se stiamo leggendo da smartphone, da PC o da dove. Dipende dallo strumento che utilizziamo. Evitare superlativi, termini negativi, gli slang, le frasi al negativo, e soprattutto quando scriviamo ricordiamoci di mettere la firma. La firma è importante perché in qualsiasi documento noi dobbiamo avere chiaro qual è l'obiettivo, ma chi riceve deve subito vedere chi scrive. Quindi, riprendendo un po' quanto già detto, preferire quando scriviamo è preferibile usare l'attivo al posto del passivo. I clienti sono invitati a, oppure siete invitati a. Le frasi affermative consentono di capire meglio chi fa cosa. Sono molto più immediate, molto più dirette, evitare gli incisi. Attenzione alla negazione, si dice poi che doppie negazioni, in inglese due negazioni affermano, e usare ovviamente nesti di giunzione chiari tra le frasi. Quello che sicuramente ci dobbiamo ricordare prima che ci accingiamo a scrivere una qualsiasi comunicazione è che ci devono essere delle tappe, che noi devono essere un pre, quindi prima di scrivere devo pensare al mio obiettivo, al contenuto, agli interlocutori, al contesto. Si è detto anche prima, non avremo mai una seconda occasione per dare una buona prima impressione, ma quando scrivo, è la prima volta che scrivo a un cliente, il cliente non mi conosce, si fa un'idea di me, tramite cosa? Tramite quello che ho scritto e come ho scritto. E deve essere appunto immediatamente visibile chi scrive a chi. Io ricevo una comunicazione, devo subito sapere chi me la sta scrivendo. Poi ovviamente devo costruire tutto quello che è il corpo, il testo della comunicazione, devo scegliere le parole, devo tararle in base al contesto e quant'altro, e poi la fase conclusiva, mettendo la firma, mettendo tutti i recapiti, perché quello diventa uno strumento di comunicazione, le persone devono sapere, no? I miei clienti devono sapere come rintracciarmi, se li ho informati di un nuovo servizio che sono aperto, è importante che loro subito possano contattarmi, scrivermi, chiamarmi e quant'altro, e poi inviare, ovviamente prima di inviare, ricontrollare, rileggere, verificare gli allegati e quant'altro. Ci sono tanti tipi di avvisi, adesso sicuramente è un momento dove quelli che sono gli avvisi al pubblico diventano un po' gettonati. Ecco, è importante che quando scriviamo un avviso al pubblico, questo innanzitutto sia ben visibile. Visibile significa che non sia in un posto troppo affollato di altri comunicati e altre informazioni. Che ovviamente più grandi sono le dimensioni, più facile è notarlo. Si può giocare nella comunicazione col grassetto, con i colori, senza farlo diventare la comunicazione arcobaleno, però sicuramente possiamo dare rilievo e mettere la giusta attenzione, dare la giusta priorità alle cose, giocando un po' con la grafica. E poi essere ovviamente breve. Nell'avviso bisogna essere chiari, le informazioni devono essere poche e anche ben distribuite nel testo. Comunicare vuol dire anche fare sintesi. Sintesi è una parola che deriva dal greco con e posizione. Forse nessuno tempo fa aveva così pensato a quanta importanza avrebbero nel tempo assunto tutti i messaggi, gli SMS. Perché? Perché l'attenzione immediatamente è stata riportata alla comunicazione scritta, SMS, email, social network e quant'altro, noi non facciamo che scrivere. E gli strumenti ci obbligano a volte ad una brevità e la brevità costringe all'essenziale. Fare sintesi è un lavoro molto complicato, a volte può sembrare molto più difficile scrivere un documento lungo, descrittivo, con tanti dettagli, invece la vera sfida è quello di andare al sodo e di fare una buona sintesi. Lo scriveva chi? Lo scriveva Pascal in una lettera a un suo amico, conclude la lettera dicendo «Caro amico, ti chiedo scusa per la lunga lettera, se avessi avuto più tempo te ne avrei scritta una più breve». E sulla stessa scia Voltaire che dice «Vi scrivo una lunga lettera perché non ho tempo di scriverne una più breve». Ok?
Il focus è proprio sulla concentrazione e lo sforzo che dobbiamo fare per togliere il superfluo, per quello che non è necessario, strettamente necessario, e quindi tenere il fulcro della nostra comunicazione. Adesso vi chiederete, ma e la pietà che cosa c'entra? La pietà c'entra perché questo lavoro di togliere il superfluo è quello che ha descritto bene Michelangelo. La pietà è già dentro il blocco di marmo, a me spetta solo il compito di eliminare il superfluo. Quindi noi abbiamo la nostra idea, abbiamo il nostro contenuto, dobbiamo togliere il superfluo, togliere quello che non c'entra, che non serve, così da avere un messaggio chiaro e preciso. Continuando il viaggio nei vari strumenti, parliamo adesso brevemente, perché vedo che il tempo è quasi terminato, di email e di chat. Mail e chat, come si diceva anche poc'anzi, sono strumenti che possono sembrare informali, si può pensare che si possano utilizzare scrivendo in modo informale, ma noi dobbiamo sapere invece che gli strumenti li utilizziamo in modo diverso a seconda del fatto che li stiamo utilizzando per un motivo professionale o per un motivo privato, è quello che si diceva prima del telefono. Siamo stati abituati per anni a utilizzare il telefono per motivi personali, risponde, dico pronto, e non si può pensare che invece nel mondo lavorativo uno risponda dicendo pronto. Quindi anche le mail seguono alcune buone prassi, anche qui essere brevi, la mail non può essere una mail che corrisponde a 4 pagine, devono esserci dei contenuti chiavi, espressioni dirette, parole semplici, scrivere in punti, è molto più facile in una mail vedere e capire quali sono le cose essenziali quando ho un elenco in punti, in numeri, a seconda di quello che dobbiamo comunicare. Ed è importante, determinante, scrivere bene l'oggetto della mail. L'oggetto della mail è la prima cosa che si legge ed è la cosa che mi fa dire se quella mail mi interessa oppure no, se la leggo subito oppure no. L'invito poi è quello di ovviamente personalizzare la mail. Gentile signora Pozzi, è stata nostra ospite nella scorsa estate, siamo lieti di riservare il trattamento XY. Ci può essere un tono più informale, ma bisogna rimanere professionali nel momento in cui stiamo facendo una comunicazione ai nostri clienti all'esterno che ha natura professionale. E anche la firma, lo dicevo prima, è un elemento importante, non solo perché subito bisogna capire chi ci scrive, ma perché la firma parla di noi, è la firma che dice chi siamo. Quindi è importante completarla, scrivere chi siete, mettete i vostri indirizzi, se avete dei link, le immagini e quant'altro. Risposta automatica, qui ci si dibatte tanto su questo tema. Credo che non sia da sottovalutare l'importanza dell'avere la risposta automatica. Perché? Perché consente di avere un feedback immediato. Io posso immediatamente, se ho scritto a una struttura, posso immediatamente sapere con una risposta automatica se sono aperti, se apriranno tra una settimana, e inoltre posso sapere, se il testo ovviamente è ben scritto, il testo automatico che mi ritorna, posso sapere che la mia richiesta è stata presa in carico. Quindi anche se io mando una mail e non ho una risposta immediata alla mia domanda, però so che è arrivata, che qualcuno la leggerà e qualcuno mi dà un ritorno. E questo è importante. Ovviamente è importante però darlo questo ritorno, quindi non bisogna dimenticarsi che bisogna fare un'analisi di tutte le mail che sono arrivate, il cliente ha ricevuto la risposta automatica, poi bisogna dare seguito a questa cosa. Per la gestione della mail, l'ultima cosa che vorrei condividere sono gli aspetti legati alla mail, che sono la lettura, la scrittura e la rilettura. Perché? Innanzitutto perché ancora prima di scriverle noi riceviamo delle mail e quindi è importante leggerle.
Si dice che oggi chi legge, in realtà quando si legge da smartphone si dice che neanche si legga, quasi si scorre il testo. La lettura a volte è una lettura molto veloce, la soglia di attenzione quando si utilizzano determinati dispositivi è ancora più bassa, quindi il rischio è di prendere delle decisioni o dare delle risposte sbagliate, prendere decisioni sbagliate, perché se io ho letto una cosa, ho letto male, rischio poi di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che avrei fatto se avessi prestato un po' più di attenzione. Mi devo sempre chiedere, ma qual è l'obiettivo di chi scrive? Chiedermi anche se ci sono dei messaggi sotto quello che sto leggendo, no? Quindi, che obiettivi ha? Ci sono dei messaggi, tra virgolette, nascosti? Ci sono dei messaggi che sono meno evidenti? Ci sono anche delle forme che consentono di dire delle cose in un determinato modo, per esempio dire siamo lieti di accogliervi dalle 5 alle 7 è un modo polite per dire che se vieni alle 3 non troverai nessuno. Ovviamente stesso dicasi per la scrittura, quando scrivo, e qui abbiamo già affrontato il tema parecchio, che obiettivo ho? Qual è il mio interlocutore e anche che stile ho. Che stile ho io e che stile ha il mio cliente. L'ho rispettato? Ho rispettato questa cosa? Infine, rileggere. Rileggere vale sia quando ricevo che quando scrivo. Rileggere quando scrivo perché bisogna controllare la punteggiatura, gli errori. Scrivo, vi mando un allegato, poi mi dimentico di mandare l'allegato, ma la rilettura anche in ricezione. Ultimo aspetto relativo al nostro viaggio nella comunicazione scritta, messaggi e chat, appunto gioie e dolori, perché? Perché leggere sul monitor appunto è più faticoso, sicuramente siamo tutti sollecitati a utilizzare i messaggi, lo si diceva prima, è molto più veloce, molto più immediato, un po' è il futuro, però dobbiamo stare attenti e ricordarci che i tempi di lettura sono inferiori, che si tende appunto a scorrere il testo piuttosto che a leggerlo, e che c'è un feedback, ma manca un feedback quello tradizionale, ma esiste un feedback comunque, perché c'è un'interazione che è immediata, perché io mando un messaggio all'istante, arriva all'istante, mi può tornare, io posso avere un ritorno, ma mancano tutti quegli indicatori di contesto, mando un messaggio, io non so esattamente dov'è il mio interlocutore, cosa sta facendo, se nel mentre sta prestando davvero attenzione o sta facendo altro, non posso vedere la mimica, non ho il tono, non ho tutto il paraverbale e tutti i gesti. Quindi sicuramente questo richiede una maggiore attenzione. Ci sono alcune regole d'oro per scrivere nelle chat, alcune valgono in realtà anche per le mail, per la comunicazione scritta. Testi brevi, scrivere in maiuscolo significa urlare, quindi dobbiamo stare attenti a quando utilizziamo il maiuscolo, perché la buona educazione richiede di non usarlo. A volte noi pensiamo di scrivere in maiuscolo qualcosa per rafforzare il significato, per dargli una priorità, e invece in questo modo è come se stessimo urlando. Scrivere poco per volta, se dobbiamo scrivere qualcosa di un po' più lungo, quindi spezzettare le frasi, seppur, come detto prima, un messaggio non può essere lungo 50 righe. Attenzione al nostro interlocutore, abbiamo detto che ci può essere un feedback, quindi noi possiamo monitorarlo e chiederlo. Leggere il messaggio anche qui molto accuratamente, a volte sarà capitato di leggere un messaggio e subito, oppure voi mandate un messaggio e non avete fatto tempo a mandarlo, che subito uno ha risposto, ma come avrà mai fatto a leggerlo? E magari siamo anche noi così delle volte. Questo invece è un aspetto su cui dobbiamo a volte anche metterci un freno. E poi l'ultima cosa, lo strumento è uno strumento che ci spinge alla velocità, alla reattività, arriva un messaggio e quando ricevo un messaggio già di per sé sono settato come mindset a pensare che sia urgente, che sia una cosa urgente. Ecco, bene la velocità, bene la reattività, ma non che questo vada a discapito dell'ascolto, dell'attenzione e della lucidità. Ecco, io ho sforato di qualche minuto, però ho cercato di rimanere nei tempi. Non so se ci sono delle domande, noi abbiamo cercato nella nostra
così, nei nostri racconti di rispondere ad alcune che avevamo anche ricevuto per il, tramite i vari form che compilate. Se ci sono domande rispondiamo, altrimenti poi Nadia passo a te per il rilancio alla prossima. Sì, io aggiungo solo una piccola cosa, nel senso che in termini di comunicazione scritta, che sia mail o sia chat, messaggistica, ricordarsi sempre che la scrittura in sé va, diciamo così, a coinvolgere parti del nostro cervello che spesso cortocircuitano con quelle che gestiscono le emozioni. Cosa voglio dire con questo? Attenzione, attenzione a scrivere messaggi, a utilizzare la comunicazione scritta nel momento di agitazione emotiva. Quindi sono in chat, il cliente mi lancia una critica o una provocazione, la velocità io digito per quella reattività che citavi Deborah e quasi sempre scrivo il messaggio sbagliato, perché siamo umani. Quindi sempre fare molta attenzione quando mi trovo a gestire una situazione relazionale e critica o difficile o faticosa con modalità scritta. Certo che una mail posso scrivere, se ho l'accortezza di non mettere diciamo così l'indirizzo per il mio destinatario, anche se mi viene l'attacco di tremarella e clicco invio, la mail non parte. In chat invece fai tutto in diretta e una volta che hai cliccato il tuo messaggio magari sbagliato è arrivato. E quindi ogni modalità scritta deve, diciamo così, richiedere una freddezza di emotiva nel momento in cui gestisco la relazione, giusto per chiudere, certo, la certo. E la, diciamo così, la freddezza è questa, abbiamo detto, no? Consapevolezza, preparazione e capacità di avere le redini della situazione relazionale, cose che qualche volta mancano nel momento in cui come imprenditori ci si trova a sedersi alla scrivania in banca e avere davanti un direttore e dover negoziare su aspetti finanziari. Questo per dire che, per lanciare, diciamo così, la tematica della prossima tavola rotonda, che vuole un po' affrontare questa tematica, cioè spessissimo chi è un imprenditore sa fare molto bene il suo lavoro, studia, approfondisce, sa molto bene usare i suoi strumenti, qualche volta è portato a demandare totalmente la parte contabile, fiscale, e quindi nel momento in cui la banca chiede mi mandi il bilancino e le dichiarazioni per rinnovare i fidi, faccio un esempio, uno prende dalla, diciamo così, dalla contabile, dal commercialista e passa paro paro, solo che poi va in banca e il direttore inizia a fare delle domande e lì quasi sempre disagio. E quindi proprio come, visto che siamo in periodo particolare dove in termini di negoziazione con le banche c'è tanta carne al fuoco, ci sono appunto prestiti garantiti dallo Stato, più altre situazioni, insomma è tematica calda, anche rispetto ad esempio ci sono tutte delle agevolazioni previste per le famiglie che diciamo così, che magari possiamo aiutare i nostri clienti a sfruttare per aumentare il traffico nella nostra struttura. Ecco, di tutto questo vogliamo parlare con la nostra, con Giancarla Spitaleri, che è la nostra esperta fiscale, nella tavola rotonda di giovedì prossimo, sempre alle 16, quindi vi aspettiamo, e dalla tematica relazionale in senso lato entriamo proprio nella tematica relazionale con la banca, quindi che numeri è importante conoscere, che voci guardare per farsi trovare pronti e diciamo così credibili in ambito bancario, che appunto tematica calda e delicata. Bene, a questo punto Mauro lascio a te. Sì, solo un secondo, mi intrometto, ma sentendomi, anche se non dovevo comparire, mi è venuto spontaneo dire una cosa. Innanzitutto voglio ringraziare Valeria Bertoli, che il giorno del suo compleanno partecipa ai nostri hangout del giovedì, che adesso ha staccato pochi minuti fa, però volevo farle complimenti per la resistenza.
Dall'altra parte, io qualche giorno fa ho iniziato una sessione di formazione con un albergatore, la sua assistente, e la prima cosa che emergeva era il fortissimo disagio dell'assistente, che in quel momento molto probabilmente aveva voglia di fare tutto fuorché formazione. Iniziare con una battuta, facendo scoppiare a ridere chi c'è davanti e interagendo in maniera positiva, cambia diametralmente l'atteggiamento dell'altro. Quindi ho aperto proprio ridendo sul fatto del vedo che non vedevi l'ora di vedermi, si vede dal tuo sorriso. Da lì in poi è stata tutta discesa. È un piccolo dettaglio, però ad esempio dovendo gestire sempre di più una comunicazione anche con il proprio ospite online, il fatto di vederlo aggressivo, per esempio, la prima reazione migliore è esattamente operare in senso contrario. E tutto questo cambierà perché di persona è molto più facile. Online è più difficile, ma è comunque gestibile, secondo me. Scusate l'intrusione. Mi intrometto a gamba tesa, esatto, la famosa retrazione. Hai dato tu l'impostazione e l'altro ti è venuto dietro. Perfetto. Esattamente, sentendovelo raccontare, esattamente come noi abbiamo degli autoresponder che appena uno scrive al nostro servizio rispondono dicendo grazie, abbiamo preso in carico, ti contatteremo. Tutte best practice che poi le aziende mettono in opera. Quello era un dettaglio che mi ricordava molto come gestire la comunicazione dall'altra parte rendendola positiva. È successo l'altro giorno con lo stesso ospite che avevamo online nella precedente volta, quindi è stato un divertente amico. Un saluto a tutti e grazie a tutti dell'attenzione, lascio a voi. Grazie, allora ci salutiamo così e vi aspettiamo giovedì prossimo. Buon prossimo. Grazie a tutti. Alla prossima, grazie della partecipazione. A presto, grazie.